vedendo questo quadro mi è venuto in mente la prima associazione, che era quella appunto di associare un vino pregiatissimo, un vino molto da bere da meditazione, cioè da bere magari a fine pasto, oppure semplicemente mentre si discute anche di cose interessanti per gli amici, si beve un bicchierino di Saturno, di comunque di questi più dolci, più pacifici. Associarlo a un autore che appunto ha una storia che racconta quadri che sono quadri non semplici dal punto di vista della comprensione, cioè quadri molto particolari, quadri anch'essi da meditazione, però allo stesso tempo è un vino Sauternes che se aggiungo, se bevo un paio di bicchieri, già al terzo divento un po' stucchevole, diventa un po'. E secondo me la personalità di Dalì è una personalità un po' stucchevole, è un po' particolare, cioè a piccole dosi eccezionale, a grandi dosi magari diventa. Precisiamo per chi sta ascoltando che il libro l'hai scritto prima di bere il Sì, Sauternes, perché poi sennò qualcuno può in pensare. tanti mi hanno accusato di quello. Tra l'altro è stato simpatico perché appunto l'ho iniziato a scrivere senza dire niente in casa, mia moglie era all'oscuro di tutto, tanto all'epoca aveva iniziato un corso per diventare insegnante, professoressa, quindi non era quasi mai in casa, ho iniziato a scriverlo, l'ho capito e poi mi è piaciuto e sono andato avanti e ne ho creati sette. Ecco. Bello sottolinearlo, stavo sfogliando mentre parlavi, bello sottolineare come alla fine di ogni capitolo, chiamiamolo così, c'è una scheda tecnica molto dettagliata, veramente quasi da pubblicazione di settore, nel quale si spiega la provenienza del vino, le caratteristiche, il colore, i profumi, il miglior produttore, le indicazioni anche addirittura sul prezzo medio, e poi successivamente si va alla scheda artistica dell'opera d'arte che viene associata al vino. Quindi, oltre ad esserci un racconto che nasce dall'esperienza che Alessandro ha vissuto su questo vino e sulla sua associazione, arriva poi anche la Perché scheda in finale. fondo il gioco è quello di associare le stesse emozioni che si provano nel sorseggiare e gustare un vino alle emozioni che si hanno guardando un'opera d'arte. Cioè in fondo partiamo dal concetto che arte è comunque un concetto molto ampio, perché non è solo l'opera d'arte, il quadro, la statua, ma è anche fare bene con le proprie mani un prodotto. Che può essere anche un prodotto frutto della natura, cioè fare un buon vino, anche quello è una forma d'arte, come potrebbe essere fare una buona birra o un buon formaggio, eccetera. Cioè dedicarsi con amore, cercando di produrre qualcosa che sia differente dagli altri e che sia il meglio possibile. Cioè fare arte anche con le cose, con le proprie mani, ma con l'agricoltura, Sette capitoli, ce n'è uno a cui sei particolarmente affezionato oppure sono figli No, tuoi alla stessa allora, maniera? ovviamente io all'epoca non avevo mai scritto nulla, da questo libro poi ho proseguito scrivendo, diventando come blogger, come ormai di moda. Sicuramente sono il secondo, quello sulla Barbera, è quello che sicuramente mi ha colpito di più perché intanto ho l'esperienza del primo capitolo. E in secondo luogo perché parlo di un'associazione con due quadri, con un quadro in realtà che ho visto realmente, che è il quadro di Perizza da Volpedo, il quarto scatto. Lo racconto anche nel libro, una volta ero a fare un corso a Milano e uscendo dal corso mi piaceva sempre andare a vedere i musei. Sono andato al Museo del Novecento che è Piazza Duomo e facendo le scale per salire. Praticamente ho visto questi quadri meravigliosi perché c'è la Fiumana e il Quarto Scatto che sono enormi e mi hanno colpito per la forza espressiva del quadro. Vedere questi tre contadini che marciano con tutto il popolo dietro ha una forza devastante, veramente uno dei quadri che mi ha colpito di più nella mia vita. E anche l'ho associato alla Barbera. Barbera, che non mi vorrà il mio amico Rissone da Boeri. È un vino comunque che ha accompagnato il popolo nei decenni, nei secoli. È sicuramente il vitigno più popolare del Piemonte, un vitigno che ritengo popolare perché ha un prezzo popolare. Si trovano ottime produzioni tra i 5 e gli 8 euro, sotto i 10 euro
compro delle bottiglie già di livello. E mi pare di poter ricordare che il pittore è originario di terra, da Barbera. Sì, perché è Pellizza da Volpedo, proprio di Volpedo, la città delle pesche, ma non solo, e provincia di Alessandria è assolutamente un posto molto rinomato per anche questa di Asti, però in realtà l'Alessandrino sicuramente è uno dei posti più importanti. Ora c'è da dire che forse è più famoso la zona del Gavi, che è sempre provincia di Alessandria, perché lì hanno saputo anche lavorare su un concetto di marketing che offrisse anche comunque dimore molto interessanti, relè, campi da golf, eccetera, oltre a un ottimo prodotto. Però Alessandria sicuramente ormai sta diventando una provincia importante per il vino. Sì. E arriviamo all'arte. L'arte anche intesa come esposizione. Simone Faneri, che insieme appunto all'amico Alessandro Reale quest'estate debutta in Roma, in un circolo che espone vini e arte insieme. E adesso si va verso questo percorso temerario, Amici per caso, ora te lo spiega. Amici per caso, ecco, raccontateci, allora partiamo da lì, insomma, perché lui è appassionato di vini, fa professionista in un'altra materia, appassionato di vini, a questo punto anche di scrittura, perché a un certo punto, per esempio, quando parli del Quarto Stato, fai delle citazioni abbastanza importanti, per esempio, il Quarto Stato non aveva rappresentanza politica e intellettuale e non aveva diritti almeno fino all'avvento dell'ideologia socialista comunista. Quindi ci sono anche dei riferimenti storici e anche in qualche modo filosofici. Arriviamo ai quadri di Simone Faneri che si intrecciano con Alessandro Reale. Sì, allora appunto io sono Simone Faneri, oltre ad avere questo aspetto artistico, l'altra metà diciamo architettonica, che sono architetto, ma mi occupo anche diciamo di faccio mostre, mi occupo di pittura, scultura, grafica, quindi ho diciamo un panorama espressivo che lavora su questi binari. Il tutto è nato per la curiosità un po' architettonica, un po' artistica che ho avuto sapendo che c'era la presentazione di questo libro. Quindi andando ci siamo conosciuti e da lì è venuta la curiosità di Alessandro di vedere anche un attimo i miei lavori, che cosa facevo, di che cosa mi occupavo. A quanto pare ha trovato qualche chiave di interesse, per cui ha iniziato a provare a scrivere qualcosa sulle mie cose. Quindi pian piano si è formato questo materiale e da lì è nata, diciamo, quasi in automatico l'idea di dire mettiamoli insieme, vediamo questo materiale che cosa ci racconta veramente e proviamo a vedere se una mostra funziona, se ha senso. E abbiamo costruito questo gioco e siamo partiti appunto dalla sede di Genova Cultura in via Roma prima dell'estate a presentare proprio in totale anteprima questa cosa qua, che a noi piace vederla oltre che come una mostra, proprio come un gioco, per cui durante la mostra la cosa interessante è quella di aver organizzato una degustazione che serviva proprio a fare in modo che le persone, oltre a leggere l'articolo di Alessandro che metteva insieme vino con opera, a vedere l'opera, a vedere la bottiglia e a farsi anche una loro idea, un loro percorso in base alle loro specifiche emozioni, quello di farglielo fare bevendo quel vino. Quindi associandolo direttamente in loco. Esatto, associandolo e dire lo vedi, ma è questa l'emozione, provalo e prova a vivere la mostra bevendo e camminando attraverso la mostra. E è venuta fuori una cosa molto interessante perché chiaramente queste cose qua poi amplificano ulteriormente il panorama di emozioni e di interpretazioni che le persone cominciano a provare e avere anche voglia di raccontarsi tra di loro o anche a noi. Ecco, quindi per dire, è ricchezza per noi e diventa una cosa interattiva per chi passa attraverso la mostra. Quindi si parte con il libro e si arriva poi alla contaminazione di uno che ha la passione per l'arte, uno che ha la passione per la scrittura, e l'illustrazione alla fine, quindi un assaggino, perché poi bisogna arrivare a casa dritti e regolari. Diciamo invece cosa succede dal 1 dicembre in via Pre. Dal 1 dicembre in via Pre succede che appunto è venuta fuori l'idea di poter riproporre la mostra intera, quindi stasera è per spiegarvi qual è il gioco, poi chi avrà diciamo voglia e tempo di venirci a trovare in via Pre vedrà
la mostra completa con tutti i vini, con tutti gli articoli e anche lì con la possibilità, stiamo appunto lavorando per capire se effettivamente andrà in porto tutto, di avere degli eventi in mostra che serviranno probabilmente a fare di nuovo la degustazione o avere per esempio un momento di musica, quindi a creare diciamo delle complementarità che lavorano alla costruzione diciamo del gioco emozionale. Ecco, quindi in Via Pre ci sarà dal 1 al 15 di dicembre tutta la mostra completa. Tra l'altro con una... Mi incuriosisce molto, dov'è in Via Pre, che imbastita la cosa? È un immobile di un privato che è attualmente vuoto ed è di fronte alla farmacia. C'è una farmacia e ci sarà comunque un tappeto rosso che collegherà l'entrata del locale fino alla piazzetta Matilde Gramsci con un totem e quindi basterà seguire questa non per sottovalutare Via Pre, che tra l'altro amiamo tutti senz'altro il centro storico di Via Pre, vale la pena che sia un po' rivalutato, ma perché vi siete andati a buttare su Via Pre invece che andare in via via Garibaldi? Rispondo io, perché tra maggio e giugno abbiamo svolto la mostra in via Roma presso un edificio molto elegante, in una zona molto elegante della città. Volevamo però riproporre l'arte e un concetto di cultura proprio in un posto storico, un posto che è comunque meraviglioso, perché Via Pre parte con la commenda e arriva attraversa, diciamo, forse una zona più storica di Genova, perché partiamo da Palazzo dei Principi, poi la commenda, Palazzo Reale, il Porto Antico, la Chiesa dell'Annunziata. Cioè, è proprio una zona di diversità. Il nostro locale, dove noi esporremo, ha anche una bellissima, come si chiamano? Bellissima edicola che è meravigliosa, però la gente ovviamente non frequentando la via non la conosce neanche. E quindi veramente è proprio, abbiamo voluto portare un evento culturale in una via che è piena di cultura, che purtroppo adesso è ancora un po' degradata, ma la speranza è quella di far sì che tante piccole iniziative come la nostra possano riabilitarlo un po'. È una scommessa. In questo senso io, quando ne abbiamo parlato prima, ho definito tutto questo molto coraggioso, ma anche un po', senza saperlo magari voi, un esperimento pilota anche per altri, perché secondo quello che è un po' un comune sentire di questa zona, nella quale oltre ad esserci un degrado c'è anche voglia di ripartire. Ricordo per esempio quelle che sono le iniziative che sta mettendo in campo Palazzo Reale, che a piano terra ha una serie di stabili di sua proprietà che presto vedranno la luce. Beh, insomma, il fatto che voi con la vostra sensibilità e con le vostre passioni provate a entrare in una zona che finora è ancora ritenuta un po' così tabù per molti, è un segnale di voglia di essere legati al territorio e di voler dare al territorio una possibilità di ritornare a spendere un buon tempo, perché comunque lì c'è Palazzo Reale, ci sono tutte queste bellezze che probabilmente un po' anche noi genovesi a volte trascuriamo proprio per anche, chiamiamoli, motivi di sicurezza o comunque timori di approccio per questo motivo. Dal 1 dicembre fino al 15, giusto? Sì, più o meno sì, ora poi potrete comunque... Ad esaurimento vino, perché ci sarà esaurimento vino, sì, no, ne abbiamo tanto, però non si troppo. Più o meno rimarrà aperto nelle ore pomeridiane, inizieremo il venerdì 1, proprio perché appunto il venerdì solitamente si riesce anche a far sì che la gente possa partecipare, perché poi dopo il giorno di festa cercheremo di essere aperti nel pomeriggio. Io e lui cercheremo di esserci sempre, quindi poi chiunque vorrà venire potremo approfondire. Fino a che ora? Ma guardi, più o meno l'orario sarà dalle 16 alle 18.30, anche perché se io Carassino permettendo, Movida. La Movida purtroppo non c'è ancora, per lo diciamo che dopo ovviamente è una via un po' particolare, quindi si tende a non prolungare troppo l'orario. Sì, un po' però chi lo sa, magari ci giochiamo una provocazione. Sì, ma poi c'è la dimostrazione, andiamo oltre. Io comunque, guardi, sono andato a un matrimonio lì alla commenda e siamo usciti a mezzanotte, devo dire la verità che non è che ho avuto grandissimi problemi. Cioè, forse a volte... E lo dico
lo dico perché anch'io l'ho avuto fino a pochi giorni fa, un preconcetto magari su Via Pre, perché in realtà poi una volta che uno si ambienta, sta qualche mezz'oretta nella via, ci si rende conto che poi è una delle tante vie di Genova. Non è... Poi la presenza di cose belle, belle realtà, nella pratica c'è anche qualcuno che ci sta lavorando da tempo, consente di portare il bello, genera bello. Quindi poi non ha senso che se pensiamo una via che poi è uno dei primi biglietti da visita per croceristi, per... Però sapete che per chi arriva da Stazione Principe, debba essere degradata, cioè il concetto è quello di provare con tante piccole iniziative a far sì che una via possa migliorare, possa... È sempre stato considerato angiporto. Beh, io mi sento di dire che noi come agenti immobiliari possiamo confermare quello che dice lei, perché specialmente in questa zona e come agenzia Segalerba, certo, spesso ci capitano immobili in quella zona lì, io devo dire che giro molto tranquillamente, senza farmi nessun problema, e devo dire che anche l'iniziativa del patto d'area che c'era da parte del comune, che probabilmente non ha avuto forse un... Dovrebbe però essere rinnovata. Ecco, e ci auguriamo questa cosa, devo dire che secondo me ha incentivato parecchio anche di nuovo l'azzardare anche del genovese nuovamente in una zona che comunque era particolarmente commerciale. Non dimentichiamoci che i negozi, diciamo, alimentari che hanno caratterizzato la zona di Via Pre, insomma, erano negozi importanti, alcuni di loro sono ancora lì, sono ancora vivi e vivi. E di altri c'è solo purtroppo la targa sopra, qualche caso si legge ancora la targa, ma purtroppo non c'è più la vita. E arriviamo al vino, come si inserisce il vino? Beh, un po' l'abbiamo già capito, però... Allora, il vino si inserisce, ma nemmeno a dirlo, in maniera del tutto casuale, quando in maniera appunto casuale ho conosciuto Alessandro Farelli tramite un amico comune che ci ha messo in contatto. Ma no, è incredibile come la vita possa riservare delle belle sorprese. Io ero appena entrato, diciamo, nel mondo del vino, in quanto comunque un'esperienza completamente diversa, ho fatto 20 anni di logistica nelle spedizioni, diciamo esperienza che ho deciso di chiudere e di buttarmi completamente a piene mani in questo meraviglioso mondo del vino. E quando mi è stato proposto, diciamo, di appoggiare un'iniziativa come questa, onestamente non ho potuto rifiutare, non ho voluto farlo perché comunque, oltre che appassionato di vino, sono anche un appassionato d'arte, come assolutamente come un normale fruitore emotivo, ma ho proprio piacere a partecipare a mostre, a vedere eventi, a visitare musei ed esposizioni. E di conseguenza si è creata questa bellissima sinergia, appunto ho avuto il piacere di incontrare anche Simone, e si è creata questa bellissima sinergia, dicevo, che ha portato la Maison Boeri, che rappresento come ambasciatore, a prestarsi per questi eventi con grande piacere, devo dire. Comunque, insomma, abbinare belle opere d'arte a buon vino, visto che comunque ritengo che il vino sia una forma espressiva d'arte a tutti i livelli, sia dal punto di vista tecnico che poi del prodotto, e io ho potuto provarlo personalmente, diciamo, dalle vendemmie, quindi dalla terra fino alla promozione dei vini stessi, quindi vedendo tutte le fasi che stanno dietro a una bottiglia di vino, mi ha permesso anche di capire che c'è tanto lavoro, tanta fatica, ed è quindi considerabile un'opera d'arte, soprattutto a questi livelli qualitativi. Quindi, stasera assaggio, e invece dal 1 al 15 che succede? Dal 1 al 15 vedremo, direi che io sono assolutamente disponibile, voi eri altrettanto, e vedremo. Dicembre è un periodo abbastanza complesso per tutta una serie di eventi che abbiamo in programma in Italia e all'estero, però vedremo di non mancare. Io spendo solo una parola per un minuto solo per i loro vini. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere dei partner di altissimo livello, cioè delle grandi aziende italiane che hanno spedito le loro bottiglie e hanno deciso di appoggiarci nell'iniziativa. Ci sono aziende da milioni e milioni di bottiglie, come Sartori, da Valpolicella, altri di Montalcino, Ligure, c'è Laura Schiero, Broglie di Alessandria, ma la loro è sicuramente una delle aziende
più importanti perché sono una realtà di piccole dimensioni rispetto al panorama, diciamo, italiano, ma che produce delle bottiglie di altissimo livello. Lo fa tra l'altro vendendo a un prezzo che è anche concorrenziale. Però veramente loro vendono una Barbera barricata che potrebbe essere servita tranquillamente nel pranzo di Natale, senza sfigurare davanti a vitigni più importanti come un Barolo Barbaresco, e veramente ci si rende conto che comunque andiamo anche nelle loro bottiglie più importanti a prezzi che sono non elevatissimi, cioè è proprio riuscire a abbinare una qualità molto alta a un prezzo anche corretto, secondo me è un pregio che gli fa onore. Una roba da quarto stato, per sì, però, però la loro qualità è veramente. Vendete direttamente, come non so, l'olio carri, che fa solo una vendita diretta. Abbiamo vendita diretta, non abbiamo agenzie, non abbiamo distribuzione in Italia, mi occupo io personalmente da qualche mese a questa parte di promuovere il vino, quindi il nostro vino, quindi diciamo in Liguria e anche poi sugli altri assi che sto per quello che riesce a essere vero. Se si va per esempio in una bottiglieria in Sottoriba lo troviamo? No, l'unica enoteca attualmente che dispone dei nostri vini è la Galata 81 di Via Galata. Okay. Io poi spero di poter diciamo allargare la vini su altri negozi, però diciamo che è tutto ancora in fase di è un'iniziativa che ho preso io recentemente, quindi è tutto in fase di sviluppo. Io viaggio, diciamo che per voi viaggio anche all'estero, quindi mi occupo di eventi internazionali, ero a Vienna la settimana scorsa, con un massimo italiano. Stanno prendendo. Ci sono subiti da visitare su tavolo, se non puoi avete interesse, può contattare. Ah, grazie, Giulio. È rimasto in qualche modo nella logistica, insomma. Comunque, diciamo non che muove più le merci, ma muove se stesso verso i. Ed è la parte bella del mio lavoro. Incontrare persone, stappare bottiglie, degustare i vini, quindi insomma quella è la parte più bella. Anche perché sia l'arte che leggere, che bere, sono tre piaceri, quindi se si riescono a coniugare tutti come in questo caso. Arte e vino, associazione temeraria di un appassionato, ci siamo dimenticati qualcosa? No, ho detto tutto, ora secondo me lasciamo il tempo per bere un bicchiere di vino e continuare a parlare magari tra di noi che. È la cosa più bella che poi il vino scalda l'ambiente, quindi. Però non abbiamo detto il libro invece come si può. Allora, il libro si può acquistare o direttamente, principalmente direttamente dal sito, si entra appunto nel sito di www.insedicesimo.it e si in sedicesimo.it sì, in sedicesimo, che è una collana del gruppo Pentagora che è famoso per creare libri principalmente sulla vita. Altrimenti le queste iniziative o se no mi potete contattare in qualche modo io lavoro in centro quindi. E c'è anche in presso la libreria Bozzi. La libreria Bozzi hanno sì, ovviamente una casa che anch'essa è un po' in crescente. Ma però una bella copertina, una bella. La foto è mia, la casa mia l'ho fatta io. Complimenti, una bella rilegatura, sì, insomma. Sì, sì. Un bello oltre al contenuto che abbiamo appena descritto anche per i ritardatari, tipo il signor Marco, ciao Marco. Chi lo volesse comunque oggi ve lo posso già anche. E allora buona bevuta per chi vuole rimanere, prego, insomma. Grazie, io accetto.